Segretario, lei ha avuto modo di sentire questa richiesta di ArcelorMittal per l'ex Ilva di 1800 lavoratori in cassa integrazione per 13 settimane? Diciamo, anche ArcelorMittal ha firmato un accordo poco tempo fa. E che deve rispettare. C'è troppa disinvoltura ormai nel paese nel fare gli accordi e poi non rispettarli. Pensiamo a Whirlpool, ma non solo a questa azienda. Ci vuole un'azione molto più forte da una parte di politica industriale, da parte del governo. Manca una logica, manca una visione. Dall'altra anche una grande responsabilità delle imprese che in molti momenti sta mancando. Manca vigilanza e manca strategia. E questo è un elemento assolutamente negativo che ha poi risvolti sull'occupazione, sul rispetto degli accordi e sullo sviluppo assolutamente drammatici. Certo.